Nei giorni scorsi in via Luini a Torino, i carabinieri della compagnia di Venaria hanno arrestato un 39enne abitante a Torino per detenzione di droga. Al pusher i militari sono arrivati attraverso una serie di servizi mirati e seguendo i movimenti di alcuni tossicodipendenti di Venaria. Acquisiti sufficienti riscontri, i carabinieri sono entrati in casa dello spacciatore fingendosi dei nuovi acquirenti. L'appartamento è stato perquisito e in un doppio fondo realizzato nei contenitori per la raccolta differenziata, i militari hanno trovato 370 grammi di droga tra marijuana, hashish e cocaina, suddivise in 205 dosi, 23 grammi di sostanza da taglio, due bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente.